vista delle prossime amministrative, è un percorso partecipato che ci ha visto impegnati da prima sulla stesura del programma, sulla chiamata ai consiglieri. Oggi la squadra l'abbiamo completata, è una squadra formata in parte da attivisti di lungo corso del movimento, ma anche da cittadini che si sono affacciati adesso al movimento. Questo è un po', secondo noi, uno dei punti di forza del movimento. Il passaggio successivo è stata la scelta del candidato sindaco, che è ricaduta sul sottoscritto. Il momento successivo è stata la chiamata per rivolte ai consiglieri, perché la nostra assessore, perché la nostra intenzione è quella di presentarci alle elezioni amministrative con la squadra, se non proprio al completo, perlomeno delineata nei suoi elementi fondamentali, perché poi sarà la squadra che avrà il compito di fare il traghettare l'amministrazione nei prossimi 5 anni. Ovviamente la scelta degli assessori è una scelta, potremmo definirla rivoluzionaria rispetto a quella finora seguita dai partiti tradizionali, non per merito nostro forse, ma più per demerito degli altri, in quanto per noi la scelta degli assessori è affidata innanzitutto alla competenza, prima di tutto, ovviamente alla condivisione di quelli che sono quello che è lo spirito del movimento e i principi del movimento, perché sarebbe un po' difficile un assessore che volesse andare in una direzione completamente diversa da quella del movimento, e soprattutto la fiducia che gli assessori devono da un lato dimostrare di riuscire a catturare nei confronti del gruppo consiliare, oltre che del candidato sindaco. E quindi siamo qui per presentare il primo tassello della squadra di giunta, il presidente Matteo Martinelli. Ovviamente nel nostro caso la competenza è fuori discussione, in più come valore aggiunto c'è anche l'esperienza di questi 5 anni in consiglio comunale, esperienza che ci ha visto ai banchi dell'opposizione, che ci auguriamo di abbandonare presto, perché non dimentichiamoci che siamo a livello nazionale, il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica, quindi forti di questa posizione ragguardevole noi ci apprestiamo appunto ad affrontare le amministrative. Non solo, ma a Carrara noi ci siamo presentati nel 2012 per la prima volta e siamo riusciti subito a entrare in Consiglio Comunale con tre consiglieri e a sfiorare, potremmo dire, anche il ballottaggio da questo punto di vista. Abbiamo due senatrici di Carrara in Senato, alla Camera il Movimento 5 Stelle a Carrara è risultata la prima forza politica, appunto alle elezioni politiche. Siamo un gruppo forte, un gruppo coeso, un gruppo che lavora per raggiungere l'obiettivo. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di poter vincere alle prossime elezioni amministrative. Come arrivarci? La nostra intenzione è quella di lavorare innanzitutto con umiltà, con impegno e con spirito di squadra. Ritengo che siano le tre caratteristiche che finora nessuna forza politica ha mai saputo o voluto mettere in gioco. Noi siamo qui pronti per farlo e c'è la più forte volontà di arrivarci in fondo. A questo punto lascerei la parola a Matteo, non ha bisogno di grandi presentazioni. Grazie. Ringrazio intanto per la parola e poi Francesco per la fiducia. In questo senso devo ringraziare tutto il gruppo dei candidati in consiglio comunale, degli attivisti, per come hanno accolto questa decisione con grande entusiasmo e appunto fiducia.
visto che siamo alla fine, al termine del mandato, permettetemi anche di ringraziare tutti i cittadini di Carrara che in questi 5 anni ci hanno e mi hanno sostenuto, la mia famiglia, e accetto quindi questo incarico con grande responsabilità, soddisfazione e anche un po' di emozione, appunto, per essere parte integrante del progetto amministrativo per la mia città, della prima forza politica del paese, quale è oggi il Movimento 5 Stelle. L'obiettivo, come diceva Francesco, che non è affatto scontato, ma noi questa volta ci presentiamo per vincere, perché, come giustamente ha sottolineato, abbiamo un percorso lungo alle spalle, un percorso fatto di impegno, di studio, un percorso che parte da lontano. Vabbè, io ho 38 anni, vi dico un po', parlo un po' di me. L'assessorato è? Ora lo diciamo. Le politiche sociali. Ci arriviamo. Allo sport? Poteva essere. Ho 38 anni, sono sposato, ho 2 figlie, una di 4 anni e una di 7 mesi. Sono laureato in economia e commercio e mi sto nuovamente laureando in scienze della pubblica amministrazione. Ho terminato gli esami e sto facendo la tesi sui sistemi di controllo interno negli enti locali. Ho conseguito un master in diritto tributario nei rapporti internazionali, sono abilitato alla professione di dottore commercialista e sono revisore contabile. Come sapete, non esercito, ma lavoro per un ente pubblico. In questi 5 anni, appunto, arriviamo alle deleghe. Sono stato membro in consiglio comunale, come sapete, della commissione consigliare che si occupa di bilancio, società partecipate, tributi locali e patrimonio. E saranno queste a grandi linee le deleghe di cui sarò chiamato ad occuparmi nella prossima legislatura, se ovviamente i cittadini ci daranno l'incarico di fare patrimonio e tributi locali, sì. A grandi linee. E per quanto riguarda il programma, che attiene a questi punti, insomma, qualcosina possiamo già dire. Innanzitutto faremo delle scelte, come diceva Francesco, in netta discontinuità rispetto a chi ci ha preceduto, in particolare nelle partecipate. Basta a politici e militanti di partito ai vertici delle aziende pubbliche, peraltro anche di dubbia competenza. Basta l'utilizzo clientelare delle aziende pubbliche. Invece noi proporremo e porteremo avanti persone competenti e capaci, professionisti in grado di dare veramente valore aggiunto all'incarico che andranno a ricoprire. Introdurremo dei criteri trasparenti di nomina nelle aziende pubbliche, che permettono appunto la scelta degli amministratori in base alle effettive competenze, quindi in modo da assicurare una gestione efficiente ed efficace delle aziende pubbliche. Costituiremo un albo comunale, visibile sul sito del comune, in cui tutti i cittadini che aspirino ad avere incarichi nelle aziende pubbliche possano iscriversi e pubblicare il loro curriculum. Quindi la partecipazione e la trasparenza è uno dei principi cardine del Movimento 5 Stelle, e direi anche per quanto riguarda la gestione del bilancio comunale. Noi introdurremo, come del resto in linea con una mozione che abbiamo portato in consiglio comunale, un vero bilancio partecipato che coinvolga i cittadini nelle scelte finanziarie che dovrà fare l'amministrazione. Faremo una nota integrativa che sia comprensibile a tutti i cittadini, quindi daremo tutte le illustrazioni possibili, tutte le spiegazioni possibili, anche attraverso l'utilizzo di assemblee pubbliche. E l'obiettivo poi è anche quello di ridurre le tasse. Quindi domande. Punti, questi sono punti, diciamo, generali, no? Sì. Generali, sì. Nel senso che sono intenzioni, come dire, che poi possono essere applicate a tutti i campi, no? Del partecipato. Però entriamo nei temi un po' locali che ti conosci bene, la tua esperienza in consiglio comunale.
I primi problemi che ci saranno saranno quelle di gestione dei partecipanti del comune, quindi certo. Acqua Pharma, certo. Oggi. E tanto oggi ci sarà appunto quel... No, tra l'altro ieri sul giornale di oggi, Cifatto Bani ieri aveva detto, e tra l'altro Spegliacci in questi 10 anni è stato presidente dell'AMIA, che è una posizione che vale più di un assessorato. Vabbè, come no, di là, e poi per esempio c'è le condizioni che dovevo prendere tutto per anche quello che stare in mangio, tutta una serie di cose, certo. Ieri c'era o ieri oggi c'era l'accordo per stare in mangio, insomma, come si entra in vivo in questa faccenda qua? Allora, innanzitutto come ho detto prima, l'importante è scegliere persone capaci, veramente professionisti, in grado di fare. Noi non guarderemo alle simpatie politiche di nessuno, ora come ora all'interno delle società partecipate ci sono professionisti validi e competenti che, a cui probabilmente se vorranno rinnoveremo l'incarico, altri che a nostro giudizio non hanno assolutamente il profilo adatto a ricoprire quell'incarico. Come avete detto giustamente, l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione, comunque come amministratore di un'azienda pubblica, è un incarico molto molto importante, molto delicato, perché come sapete meglio di me, oggi l'ente pubblico garantisce, assicura ai cittadini tutta una serie di servizi proprio passando attraverso lo strumento delle aziende pubbliche, quindi delle società partecipate, e quindi è importante avere in quei ruoli persone veramente in grado di portare avanti quello che l'amministrazione vuole fare. Oggi, lo sapete meglio di me, non tutti i consigli di amministrazione è così. A proposito di questo, la scelta di una persona competente potrebbe ricadere anche su qualcuno che ha tutti i titoli di competenza, ma non è di questo partito? Assolutamente sì. Siamo un partito, quindi non è un partito, ma è del movimento politico, assolutamente sì, anzi, preferiremo che chi si fa avanti, cioè, non sia un militante in senso stretto del movimento, proprio per fugare ogni dubbio, ma comunque, come dicevo prima, la prima cosa che guarderemo noi è la competenza. Noi abbiamo visto fare in questi anni delle nomine valide, così come abbiamo visto delle nomine fatte solamente sulla base della militanza politica, su profili che altrimenti non avrebbero avuto alcuna possibilità di gestire aziende di quell'importanza. Questa è la verità. Ma le persone dovranno autoproporsi o sarete già voi a scegliere? Cioè voi scegliete? Il canale che è stato individuato, che diceva Francesco prima, per gli assessori è utilizzabile anche per gli incarichi delle partecipate. Chiaramente noi stiamo facendo così come per gli assessori, stanno arrivando i curriculum, li stiamo vagliando, stiamo facendo anche degli incontri con persone che comunque conosciamo e sappiamo poter essere interessati a incarichi di quel genere. Noi ci stiamo già muovendo in questo senso perché vogliamo arrivare preparati a giugno 2017, pronti comunque ad avere le persone giuste nel posto giusto. Cioè questo è... Per noi questa è una data storica, io ho accettato anche perché penso che adesso o mai più questa è l'occasione, per tutte le ragioni che diceva prima Francesco, siamo la prima forza politica del paese, abbiamo maturato esperienza in consiglio comunale, crediamo anche di aver fatto un discreto lavoro in questi cinque anni di consiglio e vediamo che i cittadini l'hanno apprezzato. E sulla scorta di questo percorso noi vogliamo arrivare pronti per poter dare ai cittadini il meglio possibile. Per quanto riguarda gli assessori, la squadra che avete in mente, avete già stabilito anche quanti assessorati, quante deleghe fare, se chi comunque sarà scelto come assessore sarà anche... potreste scegliere anche 3 candidati al Consiglio Comunale, perché poi, per esempio, uno dei modi che è stato seguito fino ad ora era chi prende più voti alla poltrona, no? Senz'altro. Allora, e poi soprattutto Bonnia sarà il nuovo assessore sociale. Dal nostro punto di vista gli assessori saranno 7, secondo le nostre previsioni. Poi vedremo come verrà composta in modo definitivo la squadra. Ah, poi c'è qualche delega particolare a cui state pensando? Le deleghe verranno scelte in base poi alla situazione finale della squadra, in base alle persone che faranno parte della squadra di giunta. Per quanto riguarda i candidati consiglieri, se qualcuno di loro diventerà assessore,
non sarà certo per il numero di preferenze raccolte durante le elezioni, questo è scontato, sarà semplicemente per una questione di competenza e basta. Tornerei un attimo da te per la questione. No, e a parte tutto, oggi c'era sul Tirreno, c'era questo, si parlava di Federico Bonni come possibile nuovo assessore sociale, è effettivamente un nome. Potrebbe, le carte in regola ce le ha, può darsi, forse come dice Pirandello, forse che sì, forse che no. L'ultima, alla fine l'ultima parola c'era sempre il soggetto che deve decidere sì o no, perché io posso dare la fiducia chi a chiunque. Chi è il soggetto che decide sì o no? Non ho proprio capito. No, il soggetto stesso, io posso dare la fiducia, chiedere... Sì, ma io volevo sapere, anche poi è l'ultimo dei singoli che dice sì o no. Partecipanti, se ci sono queste autocandidature, e poi c'è qualcuno che alla fine sceglie. Certo. E questo funziona allora, anche con gli assessori? Sta allora, funzionando così anche adesso? Esatto, cioè formalmente comunque per legge è il sindaco che sceglie sia gli assessori sia i membri dei consigli di amministrazione e società partecipate, e la legge lo dice. Chiaramente noi stiamo facendo un percorso di questo tipo, fatta la chiamata, valutati i curriculum, chiaramente prima di fare le nomine viene fatto un passaggio, un confronto con, prima di tutto con i candidati in consiglio comunale, perché poi saranno loro che dovranno sostenere la prossima amministrazione, se così sarà, e con gli attivisti, quindi le persone, comunque c'è un confronto da parte di Francesco con il resto con la squadra che fa parte del gruppo possibile, nuovo gruppo consigliare. Non so se ti ho... Sì, ho capito. Chiaramente Federico ha la nostra fiducia. E invece te, Matteo, come mai 5 anni fa te ti sei candidato come candidato sindaco, ottenendo comunque quello che era un risultato, anche credo che sia andato oltre qualsiasi aspettativa, no? Perché diciamo quasi va molto più sotto traccia il movimento, sì. 5 anni fa, come mai quest'anno hai deciso di fare un passo indietro? Esatto. Per me non è un passo indietro, sarebbe comunque l'occasione di misurarmi con degli argomenti che conosco molto bene, comunque che ho affinato in questi 5 anni. È vero che il risultato di 5 anni fa è stato un risultato positivo, non solo merito mio, merito del movimento, merito dei candidati in consiglio che hanno fatto già nel 2012 un lavoro egregio, e sono molto contento perché penso, senza nulla togliere alla scuola del 2012, che il candidato del 2017 abbiano ancora qualcosa in più, quindi sono rimasto molto soddisfatto delle candidature, perché credo che ci sia oltre che i requisiti che diceva prima Francesco, quindi umiltà, impegno e spirito di squadra, anche tanta qualità nella nuova squadra dei consiglieri, quindi sono molto molto soddisfatto del percorso fatto finora. Torniamo un attimo al bilancio, perché sì, poi sarà interessante anche l'assessore. Ora c'è il bilancio di previsione, sì, che va nel consiglio di bilancio, poi ci sono una serie di, come dire, adempienze che il comune farà prima di consegnare poi il pacchetto alla prossima amministrazione. Certo. In questo caso voi vi riservate di analizzare poi i conti in una seconda fase come tradizione per le forze che eventualmente subentrano, o avete già in mente azioni da fare immediatamente per riparare eventuali danni che voi così considerate? Allora, la situazione del bilancio comunale è molto complessa. Innanzitutto, voi, come voi sapete, l'opposizione viene chiamata a esprimersi sui documenti, ma non è che è mai stata veramente coinvolta, né gli è mai stato dato modo di approfondire quelle che sono appunto i dettagli relativi ai documenti programmatici, tra cui anche il bilancio di previsione, per cui sicuramente quello che dovremo fare appena entrati il giorno dopo è cominciare a lavorare sui conti del comune e sui conti delle aziende partecipate, sui progetti in essere, sui grossi problemi che purtroppo l'amministrazione comunale ci lascia tantissime cose incompiute, ci lascia molti più problemi rispetto a quando siamo entrati. Penso ad esempio alla trasformazione della casa di riposo, penso alla mancata conclusione del contenzioso con la ditta costruttrice della strada dei marmi, che è valutato
è iscritto per 60 milioni di euro, ma che con interesse e rivalutazione probabilmente supererà i 100 milioni come livello del contenzioso. Poi vediamo a quali cifre si potrà chiudere. Penso al problema del progetto folle di Rossi di accorpare le aziende che si occupano della gestione dei rifiuti. E penso alla mancata liquidazione del progetto Carrara, al mancato ancora riordino delle società partecipate. Come vedete, l'amministrazione comunale in questi 5 anni ha dormito. Questi sono temi che non è che affrontiamo oggi, questi sono temi che sono sul tavolo da prima che noi entrassimo in consiglio comunale, che ci siamo ritrovati già nel 2012, in cui l'amministrazione non è stata in grado di dare una risposta. Noi dovremmo farlo, però cominciare a lavorarci fin dal giorno dopo, indubbiamente. Ma questa è un'ignoranza mia. Sei candidato anche al consiglio? No. Io invece volevo sapere quali sono i criteri della competenza che chiedete per l'assessore. Nel suo caso sono ben evidenti, volevo capire in generale. Si parte dai titoli di studio, dalle esperienze lavorative, dalle capacità di lavorare in squadra, dalla condivisione di quelli che sono gli obiettivi del movimento, chiaramente, perché un assessore che volesse costruire impianti di incenerimento penso che non avrebbe molto spazio all'interno del movimento, a meno che non cambiasse linea in proposito. Fondamentalmente sono queste, la capacità di appunto saper fare squadra, perché poi alla fine essere una squadra unita e coesa è un valore aggiunto da questo punto di vista. Se vi alzate in piedi, faccio un'ultima cosa, poi vi lascio. Il bando per le periferie urbane che il comune ha partecipato, probabilmente otterrà i fondi nel mese di maggio, ma ne siamo relativo. La domanda che ho fatto anche al sindaco, ma c'è anche a voi a questo punto: se voi date la forza di maggioranza del comune, cosa fate? Proseguirete quei progetti che hanno fatto il comune di Carrara, o intendete, come dire, rinunciare, modificare? Cioè, voi in sostanza aderirete in toto ai progetti del comune? Che sono quelli che sono messi nel bilancio? Sì, però il problema è che il comune potrebbe anche. Sono le proprie triennali, però non sono il certo. No, sono un segmento di 13 milioni oggi, quest'anno e quattro. Se vai nelle opere triennali del comune, c'è tutto come il vaccinato. Hanno problemi anche a vaccinare. Non ci sono nulla. Comunque sono in quest'anno. I progetti in linea di principio sono condivisibili. Poi probabilmente ci sarà da fare qualche piccolo aggiustamento, ma probabilmente più che altro marginale. Si tratta di vedere che cosa poi c'è nel contenuto. Si tratta di fare delle assegnazioni che siano trasparenti, perché poi i lavori verranno appaltati. Quindi questo è il nostro punto di vista, il nostro modo di ragionare. Appalti trasparenti, appalti ad aziende che lavorino in modo serio, in modo efficace, in modo tale che appunto la collettività ne abbia un vantaggio, non uno svantaggio. Purtroppo, se andiamo a vedere gli appalti che negli ultimi decenni sono stati affidati dall'amministrazione locale, non sempre hanno avuto buon fine. Pensiamo a uno per tutti, il liceo scientifico, che si è scoperto a distanza di anni che la realizzazione non è conforme al progetto. Si pensi all'argine del Carrione, che è crollato nonostante appunto dei periti, degli esperti abbiamo detto che era fatto a norma e regolare. Quindi in questo caso il comune andrebbe a sorvegliare attività. La nostra intenzione è quella di fare in modo che i lavori appunto vengano fatti correttamente e siano appunto a vantaggio della collettività. Questo è importante e fondamentale.
Se vi alzate e vi mettete davanti alla bandiera, e facciamo anche una foto dell'istituzione. Ma che io non la vedo più la bandiera così. Siamo troppo ingombranti? Ok. Matteo, vuoi fare un paneo grande con tutti i